Salve a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova parte della guida di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu. Allora, dovevamo vedere la faccia di Gengar, che non... poi vedrete. Nel frattempo in piazza Pokémon. Che? Ehi, voi! Perché non state andando a caccia la squadra di Enya? Più facile a dirsi che a farsi. Noi non siamo all'altezza. Dicono che Enya e la sua squadra abbia fatto parecchia strada. Noi al massimo potremo arrivare a Grotta Turchina. Io mi sono unito agli inseguitori, ma i Jaski hanno raggiunto il Monte Vampa. Non si andrebbe mai là dentro. È lì che ho deciso di abbandonare il seguimento. Sono un Pokémon di tipo erba. Io e il fuoco non andiamo d'accordo. Non so cosa sia successo alla squadra di Enya in seguito. Certo che quella squadra penso che che coraggio ad arrischiarsi nel Monte Vampa. Sono degli ossi duri. Io non posso più competere. Ah, ma che te ridi, voglio sapere. Non sei altro che uno smidollato. Tu che parli tanto, Gengar, che fai la tua squadra? Ciondolate in piazza tutto il tempo senza combinare mai nulla di buono. Fai presto tu a parlare. Vacci tu con la tua squadra. Non è il nostro compito. Ah no! Chi è che ha detto che è colpa mia? Tu? Chi è che voleva sbarazzarmi di me? Tu? Quindi è il tuo compito, stupido! Noi dobbiamo rimanere qui per attendere la notizia della sconfitta di Enya. Ah, chi ti ha detto questo incarico? Tu stesso? Bravo l'ombre, bravo. È incredibile, una notizia strepitosa. Che succede, Medicham? Era ora, finalmente siamo sbarazzati di Enya. Ecco. No! Al contrario, Enya è di nuovo qui. Ma che cosa bladeri? Guardate, guardate là! Enya! Sono loro! Salve ragazzi, eccoci di nuovo qui! Oh, ce l'abbiamo fatta finalmente! È stato un lunghissimo viaggio! Quanti ricordi erano tornati qui in piazza, vero Enya? Ehi, Sara! Ah, sei tu, Gengar! Come te la passi? Cos'è quel tono soddisfatto e confidenziale? Forse. Gengar, hai raccontato solo delle frottole! Enya non ha nulla a che fare con questa faccenda! Enya è innocente! Come? È la verità! Sicuro? L'abbiamo chiesto direttamente a Nante. Il segno non è l'essere umano della leggenda. Abbiamo fatto il ritorno non appena abbiamo saputo la verità. Non te l'aspettavi, eh? Un secondo. E chi ci fida di voi? Hai qualche prova di ciò che stai dicendo? Prova? Hai capito bene, qualche prova. Con certa. Forza, cosa aspetti? Le prove? Non ne abbiamo di prove. Oh mio Dio. Che peccato, non avete prove. Adesso se siete di nuovo qui possiamo sbarazzarci facilmente di voi. Che sciocchi. Ehi, amici Pokémon, ecco la vostra grande occasione per sbarazzarvi di Enya. Che avete ragazzi? Non volete togliere di mezzo Enya? Io veramente, io ho sempre creduto in Enya. Non mi faccia abbindolare da te. Bravo Cub! Stimiamo Cub per queste parole! Stimiamo Cub! Bravo Cub! Pop sarebbe fiero di te! Bravo! Io non ne voglio sapere nulla. La squadra di Enya mi ha salvata qualche tempo fa. Hai fatto tanto pressioni che mi sono unito agli inseguitori. Non riesco a credere che Enya possa aver fatto qualcosa di male. Anch'io sono convinto. Ho fiducia in Enya. Certo, anch'io. Chi ha bisogno di prove? Che amici. Ah, non te l'aspettavi, eh? Non te l'aspettavi? Amici.
Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Leggete l'edizione straordinaria, scusate. Arriva Lampi che vola lentamente. Che cos'è questo? Sembra un giornale. Ok, leggerò la voce alta video. Vediamo. Edizione straordinaria. Enya è innocente. Enya ha incontrato Nantes sotto lo sguardo atteso di Alakazam. E ha saputo di non aver nulla a che fare con l'essere umano della leggenda. Pertanto le insinuazioni di Gengar si sono rivelate menzogne. Fine. Ah, non te l'aspettavi, eh? Non te l'aspettavi proprio. Sei un impostore. Gambe in spalla. Sì, bravi, scappate. Fermati. Ciarlatano, ci hai ragionato. Ecco, bravi. Che bella, avrete di nuovo qui. Eh sì, è bella essere di nuovo a casa. Avete promesso di tornare. Che sollievo. Le accuse contro Enya sono crollate. Anch'io provo un certo sollievo. Non dobbiamo più scappare da tutte e da tutti. Enya, la stanchezza comincia a farsi sentire. Io vado a riposarmi. Domani è il giorno del grande ritorno della nostra squadra. Faremo vedere a tutti chi siamo. Ok. Il mattino dopo. Vediamo che ora è. Che bello starsene di nuovo a letto. Ah, che ah, avete visto ragazzi come se la sono squagliata quelli? Va bene. Ecco Sara. Arriva Lampi. Guarda. Andiamo a prendere un po' di missioni. Vabbè, qua ci saranno. Ah. Sono spiacente. Come si può gestire una banca senza fidarsi dei clienti? Prometto di venire incontro a qualsiasi tua esigenza in fatto di soldi. Spero che resterai. Dai, non preoccuparti, non è colpa tua, è colpa di quel disgraziato di Gengar. Ecco, Diglett, non so se è contento, vediamo un po'. Cosa ne pensi, figliolo? Non è meraviglioso il mare? Sì, papà. Papà? Papà, sai nuotare? È ovvio. Per chi ci prendi? Oh, quindi sai nuotare? Papà, sei un mito. Ma non è vero! Ma non è vero, non sa volare questo! Ma dai, è un tipo terra, non sa nuotare! La prima cosa prendo le missioni facili. E porca. Piano 4, eh. Ok, ragazzi. Questa parte. No, dai, sto scherzando, non è ancora finita. Ah, non vi preoccupate, mica mi spoglio. Allora, ecco fatto. Niente, ragazzi, che visto che mi sono messa cosa di ginnastica, no? Mi sono messa sia la maglietta corta. Ok, andiamo sulla grotta d'Olonda. Bene, ragazzi.
ragazzi, ci vediamo presto. Scusatemi ragazzi che ho fatto una cretinata. Vabbè, non l'ho perso, solo che la missione non so perché non l'ho compiuta. Cioè, bacca arancia cerca, sì, ma non ho le bacche arance, ragazzi. Oh mio Dio, non ce l'avevo. Vabbè ragazzi, questa parte della guida di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu è finita. Spero che vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi e ciao ciao. Per adesso ho finito. Basta, scherzando. No, ho finito. Però sono un po' stanca, quindi devo caricare i video. Bene ragazzi, ciao e ci vediamo alla prossima parte. Ciao.